Allora, no, è con noi anche l'assessore politiche sociali, Nicola Romeo, che ringrazio di essere venuto qui a salutare, ma so che siete amici, fate parte anche dello stesso gruppo. Anche il grazie è nostro per voi che avete scelto anche Cattolica, e ci fa un gran piacere che siate qui. Era un dovere perché conoscevo questo progetto bellissimo, volevo assolutamente conoscere, poi ci siamo appunto incontrati mesi fa. Sapete che oltre al tema dell'accessibilità barra comfort che vi ho già un po' spiegato prima, un altro tema a me molto caro durante questo viaggio è il tema ambientale, l'ambiente mare. Abbiamo un grande partner con noi quest'anno che è Mare Vivo, qui c'è la delegazione toscana, ma in realtà è a livello nazionale. Vi ho portato queste due brochure che sono intanto realizzate in un foglio fatto di polvere di pietra, quindi non c'è carta, non c'è cellulosa per capirsi. I colori sono dei colori ad acqua, quindi appositi, non fanno nessun tipo di dolore, di male alla fauna marina in caso venisse ingerita. Ci sono riportate 10 semplicissime regole di buon uso e buon costume, dove le hanno chiamate le 10 regole del buon velista, ma in realtà sono regole che valgono per tutti, per i motoristi, per chi vive le spiagge, per chi va anche a fare scampagnate magari nell'entroterra. Poi qui magari ve le leggerete con calma, ve le ho portate, ve le lascio giù anche per farvi conoscere questi materiali, l'innovazione, no? Che migliora anche questo, migliora l'ambiente e tutto quello che è il mondo sociale. Vi lascio, guarda, te le lascio a Bruno. Grazie. E poi grazie, vi lascio simbolicamente, perché non ne possiamo portare dietro 50.000, perché abbiamo già la barca che è piena zeppa di robe, non sappiamo più dove mettere. Ho visto il tuo video. Manco, siamo abbastanza portateci stufati. Del cibo. Portateci del cibo, ma non... esatto, perché poi siamo due magnoni. Allora, vabbè, questo se vuoi tenerlo è... Assolutamente. Si parla semplicemente... Anzi, guarda, mi permettimi. Prego. Perché non me l'ero dimenticato. Allora, c'è un progetto che si chiama Marina for All, sì. È un pontile che abbiamo presentato al Salone Nautico di Venezia, è un pontile attrezzato ovviamente col sollevatore, realizzato così, e con il percorso, poi l'evoluzione sarà quella del percorso tattico che vi dicevo, sì. C'erano anche delle frange attaccate sul lato del pontile che raccolgono gli idrocarburi in sospensione, che purtroppo nel porto ce ne sono sempre diversi. Quindi si tocca il tema appunto dell'accessibilità, ma anche il tema ambientale in quel caso lì. È un prodotto italiano, un bellissimo prodotto italiano, può essere utilizzato fino a 200 volte, ma la cosa più bella di tutto quanto non è tanto il prodotto, ma è che tutto quello che viene raccolto con questa spugna viene strizzata e può essere conferita negli ecocentri, normalmente non come rifiuto speciale. È importantissimo, perché sennò le persone quando sentono devi conferirlo come rifiuto speciale, vanno in crisi perché documenti, costi e quant'altro. Invece queste vanno messe semplicemente messe nelle taniche e conferite all'ecocentro, poi ci pensano loro. Ecco, giusto per spiegarti anche che cos'è, certo. Marina for All e tutto qua. Vengo io qui, molte grazie. E simbolicamente vi lascio all'amministrazione di Cattolica, a Bruno come presidente dell'associazione Pura Vita 2.0, perdonami che sono uscito da Ravenna, ho con la in testa il patacca del sante. Anche qua c'è il patacca. Sì, anche qua c'è il patacca. Allora ti lascio simbolicamente la nostra maglietta. Navigare oltre i limiti, sì. Sperando un giorno di solcare i mari insieme e fianco a fianco con le proprie barche. Okay. Vorrei ricambiare con... Allora, questa la tengo io, certo, ecco, la tengo qui, grazie. La tengo aperta io, guarda. Vorrei ricambiare appunto con la nostra maglietta del progetto che è in corso, che invito tutti a sostenere. Posso chiedervi che cosa significa ULDB? Ultralight Displacement Boat. È una classe velica che in voga negli anni 80 nei mari californiani. Il buon Patrick Philippon ha sviluppato il suo progetto proprio su questo genere di imbarcazione. Fantastico. Grazie mille, grazie a tutti quanti i soci di Pura Vida. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Senz'altro. Dai. Ci puoi scommettere. Grazie ragazzi.